La fondatrice delle maestre Pie Venerini è una gloria di Viterbo, dove nacque il 9 febbraio 1656. Decisa fin da piccola a consacrarsi al Signore, verso i 16 anni si innamorò di un giovane che però morì prematuramente e questo la spinse a farsi religiosa. Entrata nel monastero domenicano di Santa Caterina a Viterbo, ne uscì dopo la morte del padre per occuparsi della madre gravemente malata. Nel frattempo, su consiglio del gesuita padre Domenico Balestra, suo direttore spirituale, cominciò a riunire nella propria casa le donne e le ragazze del vicinato per la recita del rosario e per il catechismo. Col tempo maturò in lei l'idea di dar vita a una scuola pubblica gratuita per le ragazzine del popolo. Il 30 agosto 1685 ebbe inizio una scuola pia mirante ad assicurare una completa formazione cristiana e civile alle giovani alunne. Non le mancarono all'inizio ostilità ed ostacoli anche da parte di molti cosiddetti benpensanti, che tuttavia rafforzarono in rosa la sua decisione, tanto che aumentarono in breve sia le maestre che le alunne. Nel 1692 il cardinale Marcantonio Barbarigo, vescovo di Montefiascone, colpito dall'iniziativa della Venerini, la chiamò ad aprire una scuola nella sua diocesi. E a Montefiascone, nel monastero di Santa Chiara, Rosa conobbe Lucia Filippini, proponendola poi come direttrice della scuola. Tornata a Viterbo nel 1694 per consolidare la sua istituzione, diede vita ad altre fondazioni a Bagnaia ed Oriolo 1699, Bolsena 1702, Soriano 1705, Ronciglione 1706, Civita Castellana 1711 e in altre località del Lazio, arrivando poi a Roma dove fissò la sua residenza nella scuola Le Pendici del Campidoglio. E lì ricevette la visita di Papa Clemente XI, il quale le disse: «Con queste scuole ci santificherete Roma». Dopo circa 40 anni di intensa attività, Rosa morì a Roma il 7 maggio 1728. Beatificata da Pio XII il 4 maggio 1952, è stata canonizzata da Benedetto XVI il 15 ottobre 2006.